Ragazzi, buongiorno. Sono venuto apposta in Islanda con la moto dall'Italia per recensirvi uno dei supercharger più lontani e remoti d'Europa. Scherzo, naturalmente. Non sono venuto apposta qui e soprattutto questo video l'avevo già girato. L'avevo già girato, ma adesso vado a riprendere la nave e devo rifare tutto perché nel frattempo ho visto Gabriele che ha ho postato questi supercharger e adesso vi spiego cosa intendo. Allora, io non posso pronunciare il nome, Eglistadir, non lo so come si chiama questa città, dall'altro lato di Reykjavik, 700 km, e questi dovrebbero essere dei supercharger, da quello che mi sembra di aver visto in Italia sono stati messi a Forte dei Marmi per sopperire a un momento di troppo affollamento. Quindi non lo so se sono come quelli o meno. Comunque qui in Islanda ci sono tutto il ring è coperto o stanno coprendo da supercharger, ci sono tantissime Tesla. Vi faccio vedere questo qui, quindi scendi dalla nave e c'è già il primo, è un V2 di quelli vecchi, lo riconosciamo dal fatto che ha le due prese, la CCS Combo e l'altra per la Model S e la Model X. E sono due, io non ci ho mai visto nessuno caricato, però credetemi, qui in Islanda ho visto veramente tantissime Tesla. Qua nel piazzale c'era una Model X e una Model 3, quindi da questo lato non lo so, ma sia ad Akureyri che a Reykjavik ci sono veramente tantissime Tesla. Qui la corrente costa pochissimo, è prodotta da fonti rinnovabili, per cui è un passo assolutamente da fare. La benzina costa 1,73 circa, quindi è abbastanza cara. Se ne consuma tanta perché le strade sono terribili, le gomme larghe, cioè c'è di tutto. Quindi adesso vorrei provare a vedere se trovo un attacco per fare il pieno alla moto, perché mi sta costando un occhio della Tesla, della testa, scusate, non volevo fare la battuta ma è venuta. Quindi vi dicevo che scendete dalla nave, trovate tranquillamente supercharger, quindi teslari che volete venire in Islanda, se avete voglia di fare un viaggio pazzesco con la vostra Tesla, oltre ai supercharger ho trovato diversi distributori, ci sono diverse colonnine anche sparse in mezzo al niente, non pensavo, non sono tantissime, mi sembra che siano delle 50 kW, comunque è già tanta roba, cioè ci sono dei posti. Dopodiché mi sembra che siamo a 9 supercharger in Islanda, tra quelli che devono esserci, quelli che ci sono, quindi comunque troverete il modo di caricare la macchina. E se volete venire, qui abbiamo il campeggio col ristorante e tutto quello che vi serve. Qua di dietro c'è la zona commerciale con là in fondo, vedete, i camper, là un distributore, quindi c'è tutto anche qui. Va bene ragazzi, spero che questo video comunque simpatico vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!